Ammettiamolo, quando intervenendo agli stati generali della scuola slovena, la ministra dell'istruzione Fedeli ha pronunciato la frase «sloveno seconda lingua nelle scuole triestine», le antenne dei giornalisti presenti, abbassatesi subito dopo l'esibizione di un giovane pianista chiamato ad inaugurare le assise, si sono subito drizzate. I meno giovani già immaginavano cortei, magari il rientro in politica di personalità assenti da anni e il ritorno di un clima tutto particolare. Niente di tutto questo, anche perché la ministra, parlando poi con i giornalisti, ha ridimensionato la portata delle proprie dichiarazioni, riportandole a quello che in realtà volevano essere. E laddove nelle scuole i genitori lo chiedono come seconda lingua, dobbiamo affrontarlo perché adesso qualche difficoltà c'è. Come seconda lingua straniera c'è qualche difficoltà, probabilmente anche in termini di capacità di costruire clima e merito. Fedeli si è poi espressa, a margine dell'incontro, sulla questione vaccini, partendo dalla vicenda accaduta a Verona, dove alcuni bambini non vaccinati rischiano di essere isolati dai propri compagni. Noi abbiamo fatto di tutto esattamente per facilitare, informare, coinvolgere, dare anche, se mi posso permettere, strumenti concreti. Se c'è l'autocertificazione tu puoi arrivare avendo detto guardate io ho fatto la richiesta, io ho telefonato con pezze d'appoggio. Se ci sono delle famiglie che consapevoli, informate, scelgono di non vaccinare il proprio figlio, comunque i genitori sanno e devono essere consapevoli che una delle due sanzioni, oltre a quella economica, è quella che il bambino non può frequentare il nido. La ministra, che in tarda mattinata ha visitato anche l'Istituto Nautico, non si è sottratta alla polemica innescata in questi giorni dalla Repubblica sulla necessità di un adeguamento dei programmi scolastici, prima ancora che sulle modifiche agli anni di studio o sull'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico. Accanto, diciamo, ai saperi, permettetemi di dirlo, tradizionali fondamentali, ci sono anche nuovi contenuti di apprendimento, di qualità dell'apprendimento che arrivano anche dalle nuove tecnologie, dalle innovazioni e anche dal misurare con una parte di progettazione di conoscenza delle esperienze formative nei luoghi di lavoro. Dobbiamo implementare anche la conoscenza della cultura italiana, quindi quel decreto legislativo che parla di arti, di cinema, di musica, diciamo in generale di teatro, è fondamentale, come è fondamentale sostenere molto di più la conoscenza e l'uso della lingua italiana e della lettura.